Cari quaddisti, buongiorno ed eccoci per un nuovo video articolo tecnico da il feo, quaddisti.it, riguardo un particolare che sinceramente nei quad non è molto valutato, al contrario delle moto, per esempio nella moto velocità è fondamentale, ma nei quad non viene molto guardato, insomma, e nei quad invece ne hanno comunque veramente tanto bisogno, quindi è il caso di iniziare a dare dei postulati tecnici a questo particolare. Signori, stiamo parlando del pacco batterie dei nostri mezzi. Vediamo il Triton 450 Reactor a marcia e vediamo il Triton 400 Outback 4x4. Come sempre ci stiamo lavorando, siamo incredibili. Ed eccoci per un articolo tecnico riguardo al pacco batterie. Ecco la batteria di serie che viene montata sia sul 450 Reactor, quindi diciamo che è un pacco batterie che bene o male trovate su tutti i 450 Racing, sono a cubatura 450cc o 400cc o 500cc monocilindrica, per garantirvi una corretta durata della batteria, una corretta potenza della batteria. Alla fine trovate sempre batterie di questa stazza, se non più grandi. Se andiamo a vedere degli utility 500 monocilindrici, addirittura hanno delle stazze più grandi, anche se magari hanno una potenza un attimino più ridotta. Il Triton monta già una batteria extra, cioè una batteria che garantisce una quantità di energia, soprattutto una quantità di spunto superiore alla norma, quindi è un'ottima batteria. La vediamo, eccola. Una GS, proprio la batteria di serie, e poi andiamo a vedere le batterie di cui vi parleremo, quindi le tre tipologie di batteria. Abbiamo le batterie Racing, costano un occhio della testa e comunque hanno una struttura convenzionale, comunque vediamo le dimensioni enormemente ridotte, e vediamo anche delle batterie nuove. Queste sono batterie al litio. Come vedete, hanno una forma similare alle batterie normali che vengono utilizzate, ma nella realtà questa forma è semplicemente dovuta all'alloggiamento dove vengono messe. Cioè, essendo batterie al litio, loro possono avere la forma che si vuole, tuttavia per comodità, visto che devono essere alloggiate su mezzi che si sono predisposti per le batterie convenzionali, che hanno bene o male comunque tutte questa forma, che poi si abbiano positivo a destra o a sinistra, poco importa, ma comunque hanno sempre una forma rettangolare, sono state fatte con la stessa forma, ma per le loro caratteristiche potrebbero anche essere ovali, per darvi un'idea. Non conta assolutamente la forma che hanno, è solo una forma di carcassa esterna. Stiamo parlando delle batterie del marchio Alliant, del produttore Alliant, Ultralight Battery, e le abbiamo testate. Come sempre, non ci siamo limitati a fare il test stupido, ma abbiamo fatto un test long run, e quindi possiamo darvi le nostre considerazioni dopo 6 mesi che utilizziamo la batteria sul nostro Triton. Ecco la nostra batteria di serie. Batteria di serie, ma fate conto, dopo 3 mesi, 4 o 3 mesi di gara, le batterie hanno cominciato a cedere, la batteria di serie ha cominciato a cedere, un mezzo di gara ha un utilizzo un po' aggressivo, e ha cominciato a non avere più lo spunto interessante, quello che ti necessita su un mezzo di gara, che magari è un pochettino più compresso e magari non ha l'alzavalvole. Ti serve per far partire il mezzo, quindi una partenza decisa è molto importante per non imbrattare le candele. Se avete candele all'iridium, la partenza deve essere decisa. Una candela all'iridium o al platino soffre molto una partenza rallentata del mezzo. Fate conto che stiamo parlando di batterie che possono tranquillamente alimentare un 500 centimetri cubici. Allora, vediamo la GS. GTX 20 LBS, esattamente la sigla della batteria di serie, e dobbiamo prendere un bilanciotto, perché quella di serie, poverina, ha un peso eccessivo. Se proviamo a pesarla sulla digitale e ci viene fuori una scritta allucinante, error, perché la digitale tira solo 3 kg. Allora, pesiamo, controllino.
la metto dritta, 0, così è dritta, 0, esatto, e pesiamo la nostra GS messa su bilancia. Oi, 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 oi. E vediamo 6 kg. Quindi la batteria di serie è un 450 500, una buona batteria, non uno scafocciafone. KG6. Sono 6 kg, signori, sono 6 kg sul traghetto di sella, sono 6 kg che vi portate indietro. Poi pesiamo una batteria racing. Attenzione, signori, molto piccola, la batteria racing. Molto più leggera una batteria racing in gel, è una Pantera, per quello è un YTZ7S. Guardate, è un extra power, quindi proprio racing, che questo tipo di batteria, ogni volta che il mezzo viene avviato su un 450-500, la batteria deve essere rimessa sotto carica. Quindi il mezzo difficilmente è in grado di avviarsi la seconda o la terza volta, e se c'è bisogno di insistere, signori, guardate che questa batteria qua non ce la fa, cioè il mezzo deve essere perfetto. Certo, fino a poco tempo fa queste erano le batterie racing in commercio, cioè più di quello non si poteva. Molto interessante, la pesiamo, vedete che siamo a, se si legge, 1764 grammi. Riaccendiamo la bilancia, così spero che lo vediate. Posizionato 0, ripesiamo. Grammi, quindi 1,770 kg, 1,77. Quindi, signori, non scherzando, avete tolto via 4,2 kg al vostro mezzo. 4,2 kg sul mezzo da gara sono veramente importanti. E adesso vediamo alla batteria che da 6 mesi stiamo utilizzando, una Alliant, non vedete più di adesivo, ma Alliant Battery. Stiamo utilizzando sul nostro 450, guardate la differenza, come la prendiamo in mano, la pesiamo e non è una finta, 892 grammi, 0,89. Signori, la cosa bella, assurda, è che batteria di serie 6 kg, disastro, cioè comunque 6 kg, guardate che li sentite su mezzo da gara, ma comunque anche su un 400, 500, sono 6 kg, si sento, è inutile portarseli in giro. Batteria racing, praticamente ogni accensione dovete fermarvi per ricaricare, perché comunque non ce la fate con la carica del mezzo. E noi sono 6 mesi che usiamo questa stupidissima batteria, piccolina, che a vederla sembra stupida, ne ha fatti di ogni, è durata molto di più rispetto alla 20 A di serie, e dal primo all'ultimo giorno, e comunque continuiamo ad utilizzarla ancora, gli ampere di spunto di questa batteria sono stati superiori agli ampere di spunto di questa, di quella da 6 kg. Questa qua, poverina, veramente, è una cosa da gara. Infatti, racing, abbiamo 0,89 kg, cioè 890 grammi, reali, pesati, per l'Alliant da competizione. E signore, è una batteria che ha più spunto della batteria di serie grossa. Ha una durata che è infinita perché ha un ciclo di carica e scarica paragonabile a quello di un cellulare, che praticamente ricaricate ogni giorno, scaricate, ricaricate ogni giorno, non c'è una batteria di un cellulare, almeno vi dura 6 mesi, c'è una follia. Fate conto che una batteria ad acido normale, la terza o quarta volta che va in scarica, la prendete e la buttate. Quelle a litio sono batterie che possono tranquillamente avere 200-300 cicli di ricarica, ma cicli di ricarica vuol dire zero pieno, cosa che una batteria sinceramente difficilmente andrà in scarica completa. Questa è una problematica, perché quando voi utilizzate uno dei vecchi prodotti racing al gel, e quando la batteria non ce la fa più, dovete valutare che praticamente l'avete scaricata tutta, quindi è un ciclo.
per quello che deve essere ricaricata pienamente ogni volta, perché in caso di doppia o tripla accensione, magari sul cancelletto di partenza, voi andate ad azzerare completamente la batteria, quindi questo 3-4 volte che lo fate dovete buttare via la batteria al gel racing, mentre se utilizzate una batteria al litio questo non vi crea alcun problema. Ma veniamo ai dati simpatici. Nel corso dell'articolo poi pubblicheremo le tabelle comparative per gli ampere di spunto delle varie batterie. Batteria di serie, 450-500 monocilindrico, una buona batteria comunque, signori, Triton sulle batterie non ha mai risparmiato, una batteria di serie, ma una signora batteria, 6 kg. Batteria racing al gel, veramente un problema utilizzarla su un mezzo da competizione, sì, ma neanche di un amatore, cioè di una persona che fa le gare. E la mette, la controlla, alleggerisce di 4 kg, ma ogni volta deve caricarla. E se si dimentica è facile che perda la gara. Chili 1,7, Alliant Lithium Battery di potenza superiore alla batteria di serie, quindi questa neanche la valutiamo perché la potenza di questa batteria è molto limitata rispetto a questa. 0,89 kg, cioè mettiamola all'eccesso, 900 grammi. Quindi avete risparmiato la bellezza di 5 kg, e su mezzo da gara 5 kg, signori, sono tanti. Avete un prodotto che ha delle caratteristiche superiori alla batteria di serie, ha una caratteristica di durata superiore alla batteria di serie, ha una caratteristica di spunto superiore alla batteria di serie. Il prezzo, beh, lo affronteremo poi nelle varie tabelle. Comunque, se dobbiamo andare a vedere anche nell'arco della vita della batteria, fate conto che una batteria al litio dura tranquillamente quanto 3 delle batterie normali, se, per cui non costando 3 volte il costo di una batteria normale, il prezzo è sinceramente o equivalente o vantaggio della batteria al litio. Vediamo poi all'utilizzo, discorso utility, mezzi che magari vanno in forte assorbimento per luci, verricelli e quant'altro resto, e quindi magari hanno delle batterie un attimino più forti, batterie che non pesano 6 kg, ne arrivano a pesare 7,5 kg, 8 kg, sono batterie più grandi di queste. Questa è un 450, una batteria di un 800 bicilindrico, di un 1000 bicilindrico, altro che queste dimensioni, è perlomeno il doppio e arriva a pesare 8 kg, può pesare anche 9,5 kg. Signori, vi presentiamo il modello Alliant, sempre al litio, per bicilindrici dai 700 ai 1000 cc. Il Type 3, questo è il Type 2, questo è il Type 3. Lo pesiamo, quindi fate conto che su una batteria di un grosso pluricilindrico andiamo ad avere un peso elevato, ma andremo a fornirvi il tutto nel prossimo video servizio. Abbiamo già fatto 12 minuti. Signori, al prossimo video articolo tecnico, bye il ferro.